è la posizione dell'amministrazione comunale per quanto riguarda Villa Serra? Allora, per quanto riguarda Villa Serra, la posizione di Santolcese è sempre stata quella di garantire al massimo l'utilizzo della villa alla collettività, al pubblico. Conseguentemente si è opposta fin dall'inizio a un'idea di liquidazione del consorzio. Quindi quello che è sempre stato richiesto è che il bene rimanesse pubblico, come tale doveva essere e come tale è nato, anche per non sperperare tutti gli investimenti delle collettività che sono stati fatti in tutti questi anni. Pertanto quel primo risultato che si è ottenuto intanto è quello di non procedere alla liquidazione del consorzio. Genova però ha già manifestato l'intenzione di voler licenziare un bando per dare in gestione, quindi per esternalizzare, sia l'aspetto amministrativo e contabile della villa, sia per quanto riguarda la gestione del verde. È stato inviato una bozza di bando. Io personalmente l'ho esaminato, ho richiesto l'inserimento di alcuni emendamenti che ritengo fondamentali per la garanzia del patrimonio della villa, per garantire la fruibilità pubblica anche a prezzi calmierati e per far sì che appunto il parco Villa Serra, un parco di inestimabile valore culturale, artistico e anche per quanto riguarda il patrimonio naturale, continui ad essere un bene di tutti, non solo dei santolcesini, ma di tutti i cittadini dell'area metropolitana e anche della regione Liguria, perché è l'unica villa in stile Tudor di tutta la regione Liguria. Per cui attualmente siamo in attesa di risposte da Genova. Approverete il bilancio nel prossimo consiglio comunale? Allora, ci sono state delle difficoltà quest'anno? Beh, certo, difficoltà, perché ovviamente non è un periodo semplice, non dimentichiamoci che siamo ancora in pandemia Covid. L'anno scorso eravamo in piena emergenza sanitaria, quest'anno all'emergenza sanitaria si aggiunge un'emergenza economica e conseguentemente il comune di Santolcese, seppur i finanziamenti, le entrate dallo Stato sono sempre minori, ha deciso comunque di mantenere ancora una volta l'aliquota IMU bassa, cioè al 9,6, quindi di non procedere ad alcun tipo di aumento. E questo lo riteniamo una cosa assolutamente necessaria in un momento che stiamo vivendo, che non è solo un momento di emergenza sanitaria, ma un momento di emergenza sociale ed economica. Questo però non impedisce al Comune comunque di fare e di pensare per il futuro. Quindi comunque noi abbiamo in prospettiva sempre l'idea di portare avanti le progettazioni con attenzione al dissesto idrogeologico e alla manutenzione delle strade. In questi giorni infatti sta comunque terminando anche l'ultimo tratto del marciapiede che arriverà fino ad Arvigo, alla scuola materna. È un lavoro lungo comunque che ha trovato anche delle difficoltà, perché comunque c'era anche da sistemare delle situazioni legate alle utenze idriche che comunque hanno un po' rallentato i lavori e quindi comunque indipendenti dalla nostra volontà, ma è un'opera che stiamo portando a compimento. A breve cominceremo gli sfalci e inizieremo anche a fare qualche asfalto.